Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi in questa location completamente natalizia voglio aprire con voi la Degustabox di dicembre. Per questo mese mi sembrava carino mettermi vicino all'albero di Natale per il solito e mensile unboxing. Se ancora non sapete cos'è la Degustabox, è una box che vi arriva a casa ogni mese per il prezzo di 15 euro e contiene prodotti alimentari a sorpresa. Quindi voi ogni volta scoprirete prodotti nuovi oppure prodotti già conosciuti ma sempre di ottima marca, e il bello è che non sapete quello che c'è dentro, quindi c'è l'effetto sorpresa. Se volete provarla per il primo mese potete avere uno sconto e trovate il codice giù in info box. Io vi consiglio di provarla perché è veramente eccezionale, però direi di fermarsi con le premesse e andiamo subito a vedere cosa c'è all'interno. Questa volta ho un po' meno spazio perché questa postazione è sicuramente carina e natalizia, ma è meno spaziosa, quindi insomma facciamo di necessità virtù e cerchiamo di arrangiarci. La prima cosa che vedo è la piadina, eccola qui, l'altra piada bontà leggera, le sfogliate sottili arrotolabili, vegetale all'olio extravergine di oliva, senza grassi animali, senza lieviti chimici e senza proteine. Eccola qua. Questa devo dire che mi piace tantissimo. La piadina è una di quelle cose che io mangio anche come sostituto del pane. Quindi è veramente un accompagnamento al pranzo e alla cena che io gradisco molto. Anche se non sono romagnola, ho questa passione per la piadina. Tutte le volte che vado in quelle zone, comunque io di solito me la compro originale. Poi qui c'è una cosa che io non so ben definire. Sembra una caramella gommosa, ve l'avvicino perché secondo me non si vede tantissimo. Eh sì, al tatto sembra proprio una caramella gommosa, al gusto prosecco. Qua c'è scritto Pineapple Bellini e sembra proprio una caramella gommosa, in teoria al gusto di prosecco. È una cosa che io non avevo mai visto. È vero che sono astemia, quindi magari non me ne intendo tanto di queste cose che abbiano questo sapore, più alcolico, diciamo così, però insomma fatemi sapere voi se avete mai visto queste caramelle. Comunque insomma sicuramente è una cosa originale da provare. Poi una cosa bellissima che vedo qua dentro è la crema spalmabile al latte e alle nocciole della marca Rossana. Io questa l'avevo già vista in qualche video qua su YouTube, però non l'avevo mai assaggiata, non l'avevo mai comprata e sono sicura che mi piacerà tantissimo perché le caramelle Rossana, quelle che sicuramente conoscete, quelle rettangolari con quella carta rossa, con quella crema di nocciola all'interno, sono caramelle che comunque io adoro, che mangiavo anche da bambina, mi piacciono tantissimo, quindi sicuramente questa crema, magari per andare a farcire una brioche o non so, una torta, qualcosa del genere, mi incuriosisce molto. Poi dal dolce andiamo al salato perché qui ci sono i salamini Beretta, quindi questo snack. Abbiamo i salamini con i taralli. Questi sono quei prodotti che vanno benissimo in questo periodo dell'anno perché si fanno cene con amici e parenti, ci sono gli antipasti e quindi magari queste sono cose che vengono bene. Poi sempre per gli antipasti, qua c'è un pacchetto di patatine croccanti, gustose, ondulate, gusto barbecue. Queste io non le ho mai provate, non so neanche bene cosa si intenda per gusto barbecue, probabilmente hanno un che di piccante, non saprei. Comunque, magari per gli antipasti che dicevo prima vanno benissimo. Poi, sempre allo stesso scopo, abbiamo un altro pacchetto di patatine gusto paprika dolce. Vanno sicuramente benissimo sulla tavola, con amici e parenti. Sono quelle cose che io sinceramente non apprezzo tanto perché a me non è che piacciono tantissimo questi snack, queste cose così. Però, insomma, quando si è in compagnia, magari si mettono lì sulla tavola e a qualcuno poi piacciono sempre. Torniamo di nuovo al dolce perché qua vedo una barretta di cioccolato fatta in questo modo della marca Chupa Chups. Questo è il Choco Block. Sono quattro, direi sì, almeno al tatto mi sembra che siano quattro blocchi di cioccolato. Gusto dark con crema al cacao come ripieno. Questa sicuramente è buonissima, non necessita neanche di tante spiegazioni.
Poi, sempre dello stesso genere, qua c'è una barretta di cioccolato bianco e caramello e sopra una granella di zucchero tostato, sempre di questa marca Chupa Chups. Sono cose queste sicuramente buonissime che vanno benissimo anche per la calza della Befana. Poi, finalmente, un prodotto natalizio. Qui abbiamo il tè di Natale. Eccolo qua, dico finalmente perché l'anno scorso vi confesso che quando era arrivata la Degusta Box di dicembre io c'ero rimasta anche un po' male perché avevo detto: ma non c'è nulla di natalizio nella box di dicembre, e quindi insomma ero un po' delusa. Invece, meno male, quest'anno c'è il tè di Natale. Questo è un tè speziato, vediamo cosa c'è all'interno. Dunque, scorza di cacao, ibisco, cannella, liquirizia, zenzero, chiodi di garofano, cardamomo, pepe nero, anice stellato, noce moscata, olio essenziale d'arancia, anice, cicoria tostata e macis. Non so se è giusta la pronuncia di quest'ultima cosa perché non conosco il prodotto. Comunque, questo è il tè di Natale. Vediamo dentro come sono le bustine perché sono curiosa anche di sentire il profumo, che direi che è abbastanza delicato perché le bustine sono chiuse, però un po' si sente comunque questo profumo speziato. Le bustine sono molto carine, sono bianche, hanno le stelline di Natale sopra. Quindi sicuramente questa è una cosa apprezzatissima e durante le feste, un pomeriggio, magari mi farò questo tè di Natale. Poi abbiamo una salsa per barbecue, eccola qua. Sicuramente non è proprio il periodo più indicato per i barbecue perché a dicembre fa freddo, però magari quest'estate, perché vedo che la scadenza va molto in avanti, scade a dicembre del prossimo anno, quindi insomma magari l'estate sarà il periodo giusto per andarla ad utilizzare. Poi una cosa che mi piace tantissimo è la polenta taragna, questa istantanea della marca Molino. A me piace tantissimo la polenta, soprattutto la polenta taragna perché è più ruvida, quindi per il mio palato è sicuramente più gradevole, mi piace molto di più. Poi un prodotto che io non ho mai visto è questo tubetto di verdure per soffritto. Questo è un prodotto che per me è completamente sconosciuto. Si tratta proprio di un tubetto, un po' come il concentrato di pomodoro, è fatto in questo modo qua. Sono curiosa di provarlo perché le verdure per il soffritto poi a me mancano sempre, mi ritrovo sempre senza all'ultimo momento, quindi è molto utile. Poi abbiamo un pacco di pasta Divella, penne rigate, numero 27, trafilata al bronzo, farina di semola di grano duro, quindi sicuramente una buonissima marca. Avevo fatto anche degli acquisti Divella, non so se l'avete visto quel video, magari ve lo lascio da qualche parte, avevo comprato tutti i prodotti della Divella. E poi, come ultimo prodotto, questo pacco di biscotti Choco Fiori con gocce di cioccolato senza glutine. Anche queste sono sicuramente quelle cose sfiziose e buonissime. Questi sono tutti i prodotti della box di dicembre. Fatemi sapere nei commenti se conoscevate quelle caramelle al prosecco, che sono curiosa. Io, come al solito, vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Mettete un like al video se vi è piaciuto e io vi mando un bacio enorme.